che cambia siamo noi. Fisicamente, rompere il cuore. Concretamente, distruggere il futuro. Concretamente, distruggere il futuro. In questo paese c'è istituito un fondo di sostegno per le vittime di incidenti stradali. Non vedo perché non ci possa essere un fondo a sostegno delle vittime di corruzione. Aiutate il futuro nasce nel 2013 come campagna digitale contro la corruzione di Libera e del gruppo Abele e ad articolato diverse campagne di lotta alla corruzione in Italia. Nell'aprile dello scorso anno ci siamo separati da Libera e del gruppo Abele e abbiamo creato una realtà indipendente. Identifichiamo alcuni settori di intervento che a nostro avviso aiutano la lotta alla corruzione in Italia, costruiamo delle campagne con la partecipazione dei cittadini italiani e con i numeri che riusciamo ad ottenere di consenso da parte della nostra base, andiamo dai decisori pubblici e facciamo pressione affinché possiamo ottenere quello che vogliamo. Siamo una comunità digitale molto folta e molto presente. Nel corso degli anni abbiamo raggiunto oltre 1.180.000 firmatari delle nostre petizioni. Devo dire che abbiamo raggiunto diversi risultati nel corso degli anni. Noi abbiamo fatto una campagna per chiedere l'abolizione del vitalizio agli ex parlamentari condannati in sede penale per mafia o corruzione. È una campagna che ha raggiunto più di 500.000 sottoscrittori. Abbiamo ottenuto la delibera del Parlamento che toglie il vitalizio agli ex parlamentari condannati. L'abbiamo ottenuta lo stesso giorno in cui la campagna di Riparte il Futuro raggiungeva 1 milione di firmatari. Tengo a sottolineare che Riparte il Futuro non è un partito e non lo sarà mai. Nel nostro lavoro di attivisti dobbiamo necessariamente porci in modo costruttivo rispetto alle pubbliche amministrazioni e devo dire che stiamo ottenendo dei risultati anche in questo senso. Diverse amministrazioni ci stanno chiedendo di aiutarle nello sviluppo e nell'implementazione di strumenti digitali di trasparenza e partecipazione ed è l'aspetto che ci preme approfondire perché ci permette di diventare dal digitale al reale e di ottenere delle soluzioni concrete a vantaggio di tutti i cittadini italiani. Combattere la corruzione conviene a tutti perché la corruzione alza il prezzo dei servizi pubblici. Noi riteniamo che la corruzione sia la madre della disoccupazione e in particolare della disoccupazione giovanile, proprio perché impedendo il flusso di capitale nuovo, di investimenti stranieri, non permette che si crei nuova occupazione in questo paese. Due dati, l'Italia è nemmeno fra i primi 20 paesi in Europa che crea occupazione grazie agli investimenti stranieri. Il secondo dato, che è dell'inizio di quest'anno, l'Istat ci dice che la disoccupazione giovanile è al 40%. Questa è una cosa che a noi fa molto male e preoccupa molto. E quindi abbiamo l'obiettivo di informare sempre di più tutti gli italiani su cosa ci perdiamo ad essere un paese corrotto ed anche fornire a ciascun italiano gli strumenti attivi per combattere la corruzione. Per cui continueremo a lavorare su diverse campagne cercando di ottenere il cambiamento dall'alto verso il basso, e cioè in Parlamento, nei ministeri, nei consigli regionali, nei consigli comunali, e dal basso verso l'alto, cioè crescendo sempre di più e creando una comunità sempre più vivace e pronta a fare insieme pressione pubblica ed in primo luogo a chiedere trasparenza nell'agire amministrativo. Per me l'Italia che cambia è l'Italia che vorrei. È l'Italia in cui i cittadini italiani partecipino, siano spinti da soli ad agire e non aspettano delle soluzioni che arrivino dall'alto, ma che si facciano per primi i motori del cambiamento. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia